avete potuto notare, è una struttura molto semplice. Io ho voluto comunque presentarla proprio per i nostri clienti, cioè i nostri ospiti veramente, che debbano rientrare nella loro casa. E allora ho cercato proprio di creare questo ambiente e, come avete potuto notare, ci sono due camere da letto, i servizi, poi c'è questa zona che potete notare che è proprio la zona accoglienza, chiamiamola zona relax, e poi c'è la zona della cucina dove i nostri ospiti faranno comunque le loro colazioni. È stata comunque una mia idea, un mio sogno realizzare questo bed and breakfast, perché quando ero fidanzata con mio marito ero stata in Austria e in Austria ero andata in un bed and breakfast, io parlo degli anni 80, e mi ero innamorata di questa signora di una certa età che ci preparava le colazioni e tutto. Allora l'ho sempre detto che quando sarei andata in pensione, adesso questa cosa è arrivata un po' prima, e ho voluto creare. Sono molto molto contenta perché ho la possibilità sempre di avere gente nuova, conoscere persone insomma di tutto il mondo, perché sono venuti anche persino dei cinesi, della Finlandia, dell'America, della Svizzera, logicamente anche tanti italiani. E poi questo è un punto di partenza, come mi hanno fatto notare, non è che sono state le mie idee, proprio un punto di partenza per loro, perché è alle porte della valle e allora uno può andare, che ne so, a visitare Glastonbury, che è una valle laterale ed è molto molto bella, molto suggestiva anche proprio per tutte le loro tradizioni. Poi ci sono queste bellissime piste da sci e in estate per poter camminare tutto. Poi uno può andare a Champorchet, uno può andare a Champoluc, uno può andare a Cervinia, cioè proprio come si vuol dire, le porte della valle che ti portano a visitare. E comunque è caratteristico perché comunque tutto l'anno uno viene in inverno per andare a sciare, viene in autunno per fare roccia, e viene in estate per andare a fare le passeggiate. Poi ci sono anche dei bei itinerari per poter andare in bicicletta e tutto. Poi questo bed and breakfast è posizionato ai piedi dei vigneti qua di Donnassa, che è proprio la caratteristica di questo paese, dei vigneti, del buon vino e tutto. E proprio al lato del bed and breakfast parte l'alta via per chi vuole comunque andare nelle alte vie e fare proprio queste belle passeggiate in montagna.